Ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Mi sono fatta un bellissimo chignon perché fa caldissimo e mi piace un sacco lo chignon. Poi d'estate ho lasciato qua i capellini un po' sfumati e ho messo questo codino. Mi piace? Vabbè, comunque, tralasciando. Come state? Allora, l'ultimo video prima delle vacanze penso che questo sia, e perché poi vabbè, voi seguitemi su Instagram perché io farò una piccola pausa qua su YouTube, però su Instagram sarò sempre attiva, quindi vedrete le mie vacanze, vedrete tutto. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram Carlita Dolce. E però, a proposito di Instagram, voi mi chiedete sempre, visto che io Instagram lo uso quotidianamente, il social che utilizzo di più, pubblico le foto tipo me in costume o me in intimo, tipo, anche per far mostrarvi i progressi, no? Soddisfatta dei miei progressi. E tantissimo mi chiedete sempre di aggiornarvi, darvi consigli sull'alimentazione, come ho fatto a dei chili, e vi volevo proprio aggiornare, appunto, poiché non l'ho fatto più e comunque molto da dire su Instagram, sono venute 1800.000 storie. Ho detto faccio un video dove vi aggiorno della mia dieta, quanti chili ho perso e co come mi sto regolando, anche perché non sto facendo tantissimi sacrifici, ma sto vedendo molti risultati, quindi qualche consiglio lo voglio proprio dare col cuore. Allora, innanzitutto io durante la gravidanza ho preso ben 20 kg, ragazze, che sono tantissimi. Adesso al momento io ne ho persi quasi tutti e 20, me ne mancano penso 3 o 4, ma sono proprio quei chiletti che ma se restano, insomma, non mi dispiace, quindi posso dire di essere tornata veramente in forma e sono molto molto soddisfatta di aver perso questi 20 kg, che veramente mi avevano cambiato completamente il corpo. Come ho fatto? Allora, ragazze, innanzitutto la prima cosa che ho fatto dopo il parto è stata quella di tornare a un'alimentazione sana, perché durante la gravidanza mi ero concessa un po' di sgarri, che ci sta anche, io avevo una fame da lupo e avevo tantissime voglie, quindi ho cercato piano piano, neanche poi, perché i primi mesi sono un po' stressanti col bimbo piccolo, piano piano, quindi di tornare all'alimentazione sana. Non ho fatto dall'oggi al domani perché non volevo stressarmi, quindi piano piano nutrendomi delle cose buone. Poi l'estate vi aiuta perché è tutto fresco, è tutto piacevole, le insalatone, i piatti freddi, l'insalata di riso, la pasta fredda, comunque i condimenti anche sono più leggeri. Poi sono tornata ad allenarmi, non subito, ma dopo tipo 2 o 3 mesi ho iniziato in modo blando, giusto perché comunque il mio corpo aveva bisogno anche proprio di un risveglio muscolare, quindi ecco, non era proprio allenamento. Diciamo che sto allenandomi seriamente da un paio di mesi a questa parte e sto ovviamente utilizzando con molta molta costanza i prodotti Fitvia, e veramente mi stanno aiutando tantissimo, perché si è aiutati con costanza, assieme a un'alimentazione sana, un po' di movimento, di attività sportiva, che può essere anche delle semplici passeggiate, vi aiutano veramente a drenare, che è la cosa più importante, perché molto spesso i chili che abbiamo in più non è neanche grasso, ma sono liquidi, e questi liquidi è difficile buttarli via, perché anche se ti alleni, anche se mangi bene, hai bisogno proprio di prodotti drenanti. Quindi io mi trovo benissimo con questi qua, infatti me la sono preparata da bere assieme a voi la mia battole. Questa battole ve la consiglio perché questa è la termo battole, che praticamente vi conserva il tè freddo, quindi comodissimo. Io anche in vacanza mi porterò i miei tè, i miei prodotti Fitvia con la battole, che mi porterò in spiaggia, quindi considerate, se io vado 2 o 3 ore in spiaggia, già ho bevuto la prima battola e quindi ho drenato tantissimo. E poi fa tanto bene comunque bere di più in estate, perché è quello che vi dà anche energia, mi mantiene anche attive contro il caldo, no? Quindi è utilissimo bere di più. Questi prodotti non solo vi aiutano a drenare, a stare in forma, ma anche ad assumere quei sali minerali, quelle sostanze che vi tengono, insomma, un po' più energiche, ecco. Sto alternando in questo periodo questi due, ragazze, che vi straconsiglio. Allora, il Caribbean, che è buonissimo, è un tè dal gusto tutto esotico, buonissimo, ragazze, io lo adoro. Della linea Slim, lo alterno alla linea Detox. Io faccio sempre così: uno Slim e uno Detox. Questo è Lemon Lime, anche nuovo.
e questo sa di, questo sa tipo di ananas, di frutti tropicali, ok? Invece questo qua sa tipo di limone, sorbetto al limone, granita al limone, quindi ha quel gusto proprio dell'estate che io adoro e li bevo, ragazze, con piacere. Per me non è una forzatura, io veramente vi consiglio di provare perché hanno un gusto buono, anche un profumo. Questo è un profumo buonissimo, non so se riuscite a vedere dentro che ha proprio dei pezzettini di frutta, è buonissimo, sapore fruttato buonissimo. Quindi alterno questi due durante il giorno. Quindi io vi consiglio di fare così: al mattino ne prendete uno, al pomeriggio ne prendete un altro nella vostra termobatto e poi per colazione mangio sempre biscottini di fitteria, questi qua, cioccole, vedete? Queste sono buonissime, infatti mi sono fatta la scorta da portarmi in vacanza perché adoro, hanno pochissime calorie e vi tolgono quella voglia di biscotto, di cioccolato, quindi ve li straconsiglio. Vi lascio anche la mia super promo perché Fitteria compie 6 anni e c'è una super promo grandissima proprio per festeggiare il compleanno di Fitteria con il mio codice Carlita B-Day, quindi Birthday Day praticamente, Carlita B-Day proprio per il compleanno di Fitteria. Con questo codice avete non solo il 40% di sconto su tutto il sito, ma anche un prodotto in regalo. Tra i regali c'è una selezione di tè buonissimi che ho selezionato io, i miei preferiti. Ci sono anche i biscotti a cioccolato e cookie, quelli grandi, e c'è anche un gonfiabile troppo carino per mettere la vostra battle, quindi scegliete voi cosa preferite, e in più il 40% su tutto, quindi praticamente pagate tutto quasi la metà. Quindi adesso è il momento per fare scorta di questi prodotti che vi aiuteranno in vacanza, ma anche dopo le vacanze, a stare in forma in modo semplice e piacevole. Quindi io li adoro e infatti mi è venuto in mente che ho detto il compleanno di Fitvia 6 anni, mi sono messa a ripensare io da quanto tempo utilizzo questi prodotti e davvero penso di averli utilizzati proprio dall'inizio, quindi proprio da 6 anni, se non saranno 6 saranno quasi 6, ma proprio da una vita e ho avuto sempre grandi risultati con questi prodotti, quindi io veramente ve li straconsiglio. E adesso mentre vi continuo a parlare della mia dieta e i miei consigli, bevo anche con voi perché sono anche molto molto dissetanti questi e sono buonissimi, vi consiglio di berli freddi anche con pezzetti di frutta, di ghiaccio, sono molto piacevoli. Per quanto riguarda l'alimentazione, io sto bilanciando molto i macros. Cosa significa? Piuttosto che fare diete che abbiano particolari deficit di un macronutriente, ad esempio diete a base solo di proteine, diete a base solo di carboidrati, sto bilanciando bene e questo equilibrio veramente sembra una sciocchezza, mi ha aiutato tantissimo a placare la fame, quindi non ho più quella fame perché un eccesso di carboidrati o comunque di proteine sbilancia il tutto, e poi anche le proteine fanno ingrassare, quindi sfatiamo questo mito che sono i carboidrati, anche le proteine hanno un introito calorico, tutti i macros, quindi bisogna bilanciarle. Anche i grassi vanno inseriti, quelli buoni, perché aiutano il metabolismo e fanno bene, quindi i grassi dati dall'olio d'oliva, dall'avocado, un po' di frutta secca vanno inseriti. Ok, quindi io sto facendo a tutti i pasti proteine, carboidrati, insomma tutti i macros in modo bilanciato, quindi con le quantità giuste, senza esagerare, che poi mi viene voglia di mangiarmi un gelato, amen, lo mangio, non c'è problema, però che sia un gelato e che non sia un gelato tutti i giorni, ecco quello è il segreto, però io mi concedo tutto, anche perché vi ho messo la foto, no, nella miniatura del video e avete visto che sono tornata in forma, però potrei essere anche molto più magra di così se facessi un'alimentazione precisa, mangiando, dovrei soffrire, dovrei stressarmi, dovrei veramente, veramente privarmi di tutto, e però è anche sconsigliato perché a lungo termine non fa bene, quindi poi si vede un corpo quando secondo me è denutrito, è magro ed è in forma perché è denutrito. E anche la pelle diventa brutta, i capelli, il viso, e invece quando veramente stai in forma, ti nutri di tutto, ti alleni anche, usi i prodotti giusti e stai in forma. Quindi io faccio in questo modo, anche se magari non sono proprio perfetta, ho ancora un pochino di però mi va bene così perché mi concedo la pizza una volta a settimana, mi concedo il gelato se mi va, ogni giorno mangio carboidrati, ho detto a tutti i pasti, e penso che questa sia la strada veramente che vi può aiutare
aiutare, perché vi aiuta a stare in forma. Magari a lungo termine ci mettete più tempo, però mantenete quella forma a lungo termine, che è quello che noi vogliamo, no? Quindi io quello vi dico. E cosa importante, ragazze, ricordatevi anche di fare un pochino di attività fisica. Può sembrare nulla, ma anche una passeggiatina, tipo in vacanza, magari il pomeriggio, quando la sera fa fresco, vi andate a fare una passeggiatina, la mattina se avete voglia una corsetta, una nuotata, quello che volete, bambini permettendo, perché poi chi è mamma si deve anche un po' così organizzare il tutto. Però già la fatica di tenere l'ora, adesso pensate che parliamo di Daniel, allora, che so che state aspettando. Adesso Daniel pesa quasi 10 kg. Proprio stamattina siamo andate a fare la visita dal pediatra e sono al settimo cielo, perché praticamente mi ha detto proprio queste parole: ha detto, signora, una meraviglia questo bambino, una meraviglia. Io ho un orgoglio, perché cresce bene, cresce benissimo, è tutto proporzionato, le misure sono tutte giuste, e poi abbiamo fatto vari test di controllo, reagisce bene anche dal punto di vista del comportamento, dell'attenzione. Quindi dicevo, anche tenere l'oro in braccio, gestire comunque un bimbo, già ti fa bruciare un sacco. Quindi voglio dire, un consiglio ve lo voglio dare, vi voglio dare due consigli durante la gravidanza per le ragazze che sono incinte. Ragazze, so che sembra strano, io anche se dovessi avere una seconda gravidanza, io stessa non so se riuscirò a seguire questi consigli che sto dando a voi, però io ve lo devo dire proprio per scrupolo di coscienza. Io durante la gravidanza veramente mi sono scofanata, ho mangiato senza limiti, lo ammetto, e ho fatto un abuso di dolci, di carboidrati, di pizze, lo sapete se mi seguite su Instagram. E veramente sono fortunata, perché per quello che ho mangiato, per come ho mangiato, innanzitutto è pericoloso, quindi non lo fate, anche per il bimbo non va bene. Ma poi, anche se comunque seguivo sempre tutto, ero sempre monitorata, sotto controllo, no? Quindi, però anche per voi stesse, perché mettete tanto chilo, più peso mettete durante la gravidanza, più dopo è difficile a toglierlo. Io per quanto ho mangiato, veramente invece di 20 kg, me l'ha detto anche il nutrizionista, l'avrei dovuto mettere 60. Sono stata fortunata che il metabolismo, insomma, mi ha aiutato, che ho un metabolismo abbastanza veloce. Però dopo, vi devo dire la verità, non li ho persi magicamente, mi sono impegnata con l'alimentazione, con i prodotti, mi sono impegnata a bere tanto. Quindi se vi posso dare questo consiglio, vi ripeto, io stessa se dovessi avere una seconda gravidanza, non lo so, perché poi io avevo proprio tanta fame, avevo proprio le voglie, quindi è difficile. Però se riuscite a farvi seguire da un nutrizionista, se riuscite almeno a seguire uno schema alimentare, ecco, magari che voi, se vi viene voglia di sgarrare, ok, lo fate, però almeno all'80-90% di seguire uno schema, così da non trovarvi tanti chili in più, quello vi aiuta poi dopo nella ripresa. Quindi questo consiglio ve lo do proprio dal cuore spassionato. Io mi sono mangiata pizze tutti i giorni, dolci, ma io avevo proprio una fame, una cosa proprio spaventosa. E niente, questi sono i consigli che vi posso dare. E niente, colgo l'occasione per augurarvi buone vacanze. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, faccio un altro sorsino perché sto proprio, mi sto assiderando. Troppo troppo buono questo qua, veramente. Ho fatto il Caribbean, che è buonissimo. Infatti praticamente contiene cocco e ananas, quindi è praticamente un gusto che io adoro, perché adoro sia il cocco che l'ananas. Quindi ragazze, vi ricordo il codice Carlita B-Day per fare scorta sul sito Fitvia della promo, che durerà pochissimi giorni, quindi fatelo adesso. E vi do un bacio grande, vi aspetto su Instagram, dove seguirete tutte le mie vacanze, potete vedere anche Daniel, tutte le fotine, tutti i progressi che sta facendo. E vi aspetto anche nei commenti, se volete altre informazioni, altri consigli, scrivetemi nei commenti anche voi come avete fatto, la vostra esperienza, magari sotto scrivete la vostra esperienza, se vi sentite dare qualche consiglio per tornare in forma, ma anche alle ragazze che in gravidanza, che si trovano ad affrontare una gravidanza, no? Perché queste poi le esperienze sono anche un po' soggettive, quindi mi interessa la vostra opinione. Vi mando un bacio grande, 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 e vi auguro buone vacanze. Ciao, ciao family!